Care, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è sabato e quindi ho pensato quale miglior giorno per e soprattutto quale miglior periodo anche per non fare questo video che penso da un bel po' di tempo, ve lo confesso. Avrete visto anche su Instagram delle fotine di rossetti particolari, stranoidi, completely stranoidi che avevo fotografato ed è perché li stavo collezionando per l'occasione. Allora, c'è da dire che io sono comunque già di per me un amante dei rossetti particolari, anche perché da quando ho questi capelli stranoidi mi piace tantissimo sfoggiare appunto labbra che decisamente attirano l'attenzione o che comunque mi fanno sembrare ancora più particolari di quel che sono, perché in ogni caso a me le immagini, le persone particolari, i look particolari mi hanno sempre affascinata e quindi ragazze ne ho collezionati un bel po' e vi assicuro che ce ne sono di veramente stranoidi, cioè qui si parla proprio di azzurri e di gialli anche, e quindi io li indosserò per voi partendo comunque da quelli più chiari perché si tolgono meglio e poi andiamo verso i più scuri, e in ogni caso non vi dico che non c'è anche qualcosa di portabile. Anzi, ci sono rossetti portabili più particolari dei rossi e dei rosa che mettiamo sempre. Io ho cercato di fare una selezione abbastanza eterogenea. Cioè, il bello di tutto ciò, ragazze, è che devo trovare anche la matita adatta per ogni rossetto, quindi qua sarà un delirio. Allora, abbiamo detto che iniziamo dai più chiari e quindi partiamo immediatamente con il Wiggly White 889 Matte della nuova collezione arrivata oggi. Infatti ho detto no, questo è un segno del destino, mi è arrivata oggi e avevo in mente questo video, quindi va fatto assolutamente. Make Up Not War Join the Lipstick Revolution, e qui dentro appunto sono i nuovi rossetti Maybelline, sono stranoidissimi e ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5. Se volete portare rossetti stranoidi dovete applicarli alla perfezione, perché già il rossetto è strano di suo, quindi se non volete proprio fare la figura dell'incapace senza gusto dovete applicarli alla perfezione, così date un'idea alla gente che sì, sto mettendo un rossetto strano e allora lo so mettere da Dio, capito? Procediamo. Allora, per l'applicazione di questo bianco vado ad utilizzare la 02 di Puro Bio. Oh, santi nomi. Ok, ragazze, no. Scusate, sto morendo dal ridere. Contando il fatto che comunque è pensato questo rossetto bianco per sfumare gli altri, vedete? Ecco, io però ho avuto l'ardire di provarlo e no, questo lo boccio, ragazze, scusate, cioè non per lui, poverino, a parte che non so se vedete, però non è totalmente coprente, quindi dà anche un effetto bianco pseudo trasparente e no, non mi fa impazzire, no ragazze. Ok ragazze, archiviato il bianco, andiamo un po' più sul classico perché mi sono un po' troppo spaventata, e quindi procediamo con il Bronze Treasure, che è un rossettino di Avon che è molto particolare, praticamente del colore dei miei capelli, e quindi sembra tanto carino e niente, lo proviamo perché non l'ho ancora provato su di me, ma l'ho provato sulle ragazze che sono venute all'Avon Running Tour il sabato a Milano, e anche su molte donne, l'ho provato, molte signore. Devo dire che è molto particolare perché appunto è ramato, quindi lo proviamo subito. Ok, matita trovata, ed è un'altra Puro Bio, la 10, decisamente matchante. Pazzesco. Vabbè, allora, contando che già la texture siamo su un altro pianeta e rispetto al bianco di prima. Poi, i rossetti Avon hanno appunto questo profumo paradisiaco, questo qui sa da agrumi, frutti, e poi devo dire che non avevo mai provato un rame come il colore dei miei capelli, ma sta bene, mi piace, a me piace un sacco.
Poi questi nuovi rossetti qui della linea Avon True sono anche molto pigmentati, quindi non lasciano appunto trasparire il colore delle labbra vostro naturale sottostante, e questa è una cosa che mi piace perché io sono una fan sfegatata dei rossetti coprenti, decisamente. Ho anche collezionato questo Artist Rouge versione cream di Make Up For Ever, ed è questo lilla pazzoide che devo vedere come sta bene, cioè se sta bene più che altro su di me. Quindi procediamo a una matita leggermente più scura. Io vado anche di matite occhi senza problemi. Ok, devo dire che la matita non necessita nemmeno di essere sfumata più di tanto. Allora, ovviamente questi rossetti, cioè indubbiamente si vede al primo utilizzo che sono professionali, perché un colore di questo genere, così pigmentato, così coprente e che ti esalta anche la texture delle tue labbra, è un rossetto ottimo. Cioè, non so se il colore mi doni, sinceramente, mi sento un po' cadavere ritrovato in un lago, però la texture è pazzesca. C'è da dire che sono coprenti questi rossetti qui, e appunto con questi colori stranoidi è difficile trovarne anche proprio di mega qualità. Poi ragazze, non ce la faccio più, non posso tenerlo qui oltre, quindi visto che è un chiaro procediamo. Allora, questo è il Can't Be Tamed della collezione Limited Edition Trolls di MAC, che ho comprato a Milano, guardate. Già il case, il packaging è fantastico, e stiamo parlando di un verde lime. Non credo di avere la matita adatta, quindi proviamo a procedere senza matita. Dovrebbe essere un cream sheen. No. Oddio ragazze, credevo fosse molto più pigmentato. Niente ragazze, delusione. Delusione, vi assicuro che era, non lo so, credevo fosse il cavallo di battaglia di questo video, invece, cioè l'idea è buona, vedete, a me il verde non sta malaccissimo, però, cioè, non so se riuscite a vedere. Non fa un bel effetto, va nelle pieghette, è troppo cremoso e non è coprente. Delusione, delusione, delusione. E andiamo avanti, signori e signori. Allora, sempre per la sagra, rossetti stranoidi, e dopo le delusioni che mi stanno facendo perdere l'entusiasmo, ma dai, non buttiamoci giù così, questo non può assolutamente deludermi, lo so già, perché le Liquid Suede di NYX, questa è una tinta, le ho già provate. Non so se il colore mi sta bene, mi posso stare bene, non ne ho idea, però comunque sono sicura che la texture ci piacerà. E come matita prendo la Wavy Blue di MAC, anche se non è proprio un ciano, è più un'acqua marina, però sì, dovete sapere che io per i rossetti stranoidi pronuncio solamente vocali, tipo oh, è normale. Ok ragazze, ok ragazze, sono invisibilio dopo le delusioni prese in precedenza. Prima o poi arriva quello giusto. Eccolo. È lui. Oddio, mi piace un sacco. E stiamo parlando del Little Denim Dress. Pazzesco. No, ragazze, mi piace, a me piace un casino. Cioè, vabbè, che sia strano è strano, però lo indosserei.
Decisamente, decisamente. Infatti l'ho visto in stazione a Milano e ho detto, chissà come può starmi un ciano del genere. Credo che sia un ciano questo. C'è da stare un po' attenti ai denti perché di solito si dice che li sbianchi, l'azzurro invece io noto che sia il contrario. Quindi, eh sì, perché blu è il complementare del giallo, quindi tira fuori il giallo dei denti. Ok ragazze, adesso puntiamo al giallo e questo è il DS06 di Flor Mar. So per certo già che non mi starà bene, però visto che dobbiamo fare questo video, lo facciamo fatto bene. Matita non perfettamente matchante, la Makeup Forever Acqua XL numero M40. È più giallo canarino, però tanto per fare un po' di contorno. Sembro itterica. Oddio. Vabbè, a parte che l'ho messo male, anche perché quando un rossetto si stende così male, per forza lo mettete male, cioè nemmeno Giotto, guardate, ho fatto una passata qui e già si è tolto. Adesso passiamo al classico dei classici per quanto mi riguarda, che è il 12 Hope di Mulac, che metto sempre con la Kiko 401 Glamorous Eye Pencil. Io adoro Hope di Mulac, lo amo alla follia e lo metterei veramente anche ai battesimi, per esempio. Vedete che è proprio il suo colore? Non dite niente, non dite niente, lo adoro. Allora, c'è da dire ragazze che i rossetti Mulac sono un po' durini da applicare, ma ne vale la pena e soprattutto vi fanno le labbra fiche con la texture fica, quindi, e poi sono long lasting, ce le hanno tutte. Io adoro follemente Hope, vi giuro che secondo me esalta anche il colore dei capelli, mi fa impazzire Hope. Lo amo alla follia. È arrivato il momento di provare anche l'886 Berry Bossy della collezione di Maybelline, quella dove c'è il bianco, e vediamo se con il colore andiamo meglio. Ho trovato la matita perfettamente matchante, che è la Distortion di Neve Cosmetics. Ok, ragazze. Ok, con la texture questo rossetto, questo colore qui, non ha assolutamente sgarrato. Contando che il profumo è veramente berry. È bellissimo, mamma mia. Vedete a volte non dare opportunità ad un altro colore rispetto ad un altro. Guardate, è pazzesco questo colore, ragazze. Adesso proviamo anche Frenemy Cream di Urban Decay e questi sono i Rouge à Lèvres. Ho applicato la pastello fucsia fenicottero. Anche qui direi che ci siamo a livello di texture. Quindi ragazze, cosa abbiamo imparato da questo video? Abbiamo imparato che l'ho imparato anch'io che la texture è davvero molto importante, quindi quando si vede un colore bisogna provarlo sulle proprie labbra. Questo devo dire che mi piace tantissimo, quindi approvatissimo anche il Frenemy di Urban Decay. E adesso è arrivato il turno di Last Extract, ve ne avevo già parlato di MAC, però adesso lo proviamo, non l'ho ancora indossato. Facilmente abbinabile con la 105 Design Eye Pencil di Collistar. Ok, allora questo è un matte, però come tutti i matte di MAC va rifinito con la matita, non so perché, anche il matte Royale mi sembra, o il Blue Royale, vi metto la schedina qui dove l'ho indossato, va rifinito, cioè sostanzialmente non è quel matte duro
che dove lo applicate sta, però assolutamente non sbava. C'è solo da dire che una cosa che ho notato dei matte di MAC è che soprattutto se sono mega colorati così vi si vede quasi sempre la mucosa interna, perché non c'è proprio modo di colorarla, proprio per il fatto di questa texture molto molto confortevole, però che non si attacca benissimo. Quindi comunque se andate fuori a cena così, dovete andare in bagno a ripassarvelo. Andiamo giù di 23 matte di Deborah, perché l'ho swatchato e mi pare mega fico, quindi procediamo. Matita di neve di prima, quindi la distortion. Sì, non l'ho messo alla perfezione, ragazzi, devo confessarlo, però è molto molto bello. Questo è veramente un rossetto matte, fa proprio un effetto velluto, quindi molto bello anche questo. Secondo me rimane parecchio, ma in ogni caso è molto confortevole. Molto bello. Ecco qui ragazze, nel frattempo ho acceso le luci perché era diventata sera e magari si alterano i colori, e adesso finiamo il tutto così, quindi vi faccio meno paura in questa maniera con il Pro Version Comfort Matte di Urban Decay, uno dei pochi neri matte, quindi lo mettiamo subito alla prova. Utilizzo il Kajal di Collistar. Santissimi numi, santissimi numi, santissimi numi. È fantasmagorico, ragazze. Oddio. È fantastico. Pazzesco. Guardate. La differenza è che con un nero matte siete più sofisticate e non stile streghesco. Quindi veramente approvatissimo, ragazze. E niente, la sequela di rossetti mega weird è finita, ragazze. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, ma che in ogni caso vi sia anche utile nel caso appunto vogliate provare qualche rossetto stranoide, visto che comunque siamo vicini anche ad Halloween, quindi se non avete l'ardire di portarli al supermercato come me, potete appunto testarli per Halloween. E quindi io vi mando un grosso bacio e ci vediamo con il prossimo video martedì prossimo. Bye! E che la stranoidezza sia con voi. Che bello. È ottobre, Halloween. Adoro.